Ciao a tutti e bentornati, io sono Lorena di The Gen Journal Witch. Con voi oggi vorrei sperimentare una nuova cosa, vorrei fare un'attività riciclosa, riciclare della semplice carta dei cereali, questa che vedete, per fare delle bustine così trasparenti. Queste in particolar modo sono state fatte con la carta forno, però oggi, visto che voglio comunque fare un'attività di riciclo, utilizziamo questa carta. Ok? Bene. Allora, intanto nell'info box troverete un link con il template per la bustina, questo che potrete scaricare e stampare. In più troverete anche questo freebie, questo digital, e sono delle tag che fanno parte del mio kit Tiffany, Collage Tiffany, e vanno bene come misura per inserirle nella bustina che andrete a creare, se volete utilizzarlo. Per questo è comunque un file gratuito. Allora, possiamo iniziare. Questa è la nostra carta tagliata, la nostra busta tagliata. Accantoniamo. Come vedete risulta molto trasparente. E adesso andiamo a cercare di piegare. Questa è la nostra bustina. Perfetto. Ora questa bustina possiamo decorarla in modo tale che questi segni della colla e comunque delle chiusure vengano mascherati. Ok? Allora io ho preparato qua, ecco, questo è il contenuto delle brioche, le scatole delle brioche o dei biscotti. Questo in particolare è dei biscotti, però ci sono anche quelle delle brioche. E io riciclo anche questo perché trovo che sia molto molto vintage e molto originale. Infatti l'effetto finale è questo, come potete vedere. È molto carino. Allora, io qui ho ed ecco qua la nostra bustina. Andiamo magari a inserire qualcosa. Allora, io avevo detto che potevamo inserire le nostre tag. Ok? Queste tag. Oppure, vabbè, non ve le mostro, queste tanto siete ben in grado di capire come vanno. Oppure, ecco, una cosa che a me piace moltissimo sono i fiori pressati. I fiori pressati.
che posso inserire e che fanno loro la loro, come si dice, porca figura. Ok, e li inserisco. Ecco, vabbè, la colla qua ancora non era asciutta, non è asciutta, quindi andrebbe fatta asciugare bene, e inserire i nostri fiorellini. Poi li tiro fuori subito, se no si incollano. Ecco qua. Andrebbero bene anche non decorate le bustine, semplicemente con i fiori inseriti. Ecco qua, queste sono le nostre bustine. Come vedete, una cosa veloce, di effetto e sicuramente più riciclosa di così. Ecco qua, l'unica cosa che ho utilizzato, di acquistato, è l'inchiostro, che però potete tranquillamente inchiostrare anche con i gessetti piuttosto che con gli ombretti. Anche poi farò un video anche per questa cosa qui, per l'anticare o il colorare con questi rimedi alternativi. Io vi ringrazio, fatemi sapere nei commenti se il video vi sembra utile, se vi è piaciuto mettete un pollice in su, iscrivetevi per altri video tutorial e ci vediamo presto. Ciao ciao!